Sappiamo che queste quattro consonanti sono state scritte circa 4 secoli dopo essere state pronunciate. Quindi come se le sono tramandate in quei 4 secoli? Vi lascio immaginare. Le vocali le hanno ricevute altri 1600 anni dopo. Questo è ciò che sappiamo del nome di Yahweh, del nome di Dio presunto. Questo sappiamo. Nulla. Nulla. Neppure in che lingua è stato pronunciato. Allora, per riprendere la mail di prima, chi è che inganna? Chi dice che non sa nulla o chi dice che su questo nome sa tutto? Visto che non sappiamo neppure in che lingua è stato pronunciato, chi è che inganna? È andato bene con la mail, mi è piaciuto. Perché l'unica cosa che possiamo dire è che questo nome qui non è di origine ebraica, perché lo conoscevano altri prima degli ebrei. Lo conoscevano come Yah o Yahweh. E nelle tavolette ugaritiche, cioè diciamo gli antichi fenici, diciamo l'attuale Libano, c'è uno di questi qui, il singolare di Elohim è El, sostanzialmente, oppure Eloah. C'è un El che in una di queste tavolette dice: il nome di mio figlio è Yahweh. Quindi questo qui era figlio di uno di quelli. Ed è scritto. Una persona della comunità ebraica di Roma mi scrisse, ma già ormai molto più di un anno fa, che questo qui era probabilmente il figlio giovane di uno dei capi e doveva farsi le ossa, dimostrare di che cos'era capace, e gli hanno assegnato un certo compito. Nelle tavolette ugaritiche c'è scritto che un El dice: il nome di mio figlio è Yahweh. Facendo la lettura da ignoranti vengono fuori una serie di cose. Allora, non sappiamo quando, in che lingua è stato pronunciato, quindi non sappiamo neanche bene come sia stato pronunciato. Di sicuro non sappiamo quali vocali, quali suoni vocali c'aveva, perché questi proprio non esistono. Una cosa che vi posso dire è che nel testo dei Masoreti, non starei per dire la maggior parte delle volte, ma non è vocalizzato Yahweh, ma è vocalizzato Yehovah, Geova. Quindi è vocalizzato Yeh, con una O che si legge sola, Yehovah. Perché? Perché tanto non si sa come era vocalizzato all'inizio. Quindi sulla Bibbia sappiamo di non sapere. E non avendo delle verità da dare, non si possono ingannare le persone. Perché ingannare si inganna se uno dice: ti dico io come stanno le cose. Io non so come stanno le cose. So che non stanno nel modo in cui ci vengono raccontate con quella certezza. Su questo non ci sono dubbi. Non stanno così. Come stiano realmente non lo so. Ma di certo, so che questo qui non era uno che ha detto il suo nome in lingua ebraica, detto in questo modo con un significato preciso, perché questo non esiste. Non esiste. Allora poi si dice che Elohim è appunto singolare, e che Elion, Elohim e Yahweh sono tre modi per chiamare lo stesso Dio. Perché ovviamente se bisogna veicolare la dottrina monoteista, beh, non si può fare a meno di affermare che ciò che in ebraico è scritto con determinazioni diverse, con termini diversi, in realtà rimanda tutto allo stesso individuo. Questa qui è una Bibbia che era legata a famiglia cristiana, quindi una Bibbia per le famiglie.
Se poi la verifichiamo un attimo con un'altra Bibbia, Deuteronomio 32,8. In Deuteronomio 32,8 c'è scritto questo. Quando l'Altissimo distribuiva alle nazioni la loro assegnazione, quando divideva i figli dell'uomo e fissava i confini del popolo, e in ebraico c'è, quando Elion definiva le assegnazioni e i confini dei popoli e delle nazioni, dice la Bibbia dei Masoreti, e quindi è tradotta correttamente, fece questo secondo il numero dei figli di Israele. Ma Elion non ha assegnato le nazioni secondo il numero dei figli di Israele. Difatti quella è una frase che non ha senso. E non ha senso perché nei codici più antichi, in tutti, c'è scritto che Elion fece questa divisione e questa assegnazione sulla base del numero dei figli degli Elohim, non dei figli di Israele. Questa è una delle tante trasformazioni che i Masoreti hanno apportato per dare importanza al loro popolo. Ma lì si dice che Elion divideva le nazioni, fissava i confini e le assegnava, e non si dice a chi le assegnava, e fece questa divisione, assegnazione sulla base del numero dei figli degli Elohim. E dice che in quell'occasione assegnazione o porzione, qui c'è scritto del Signore, in ebraico c'è Yahweh, e tutte le volte che nelle Bibbie che avete in casa trovate scritto Signore o Eterno, in ebraico c'è Yahweh. Quindi tradurre Yahweh con Signore o Eterno, sapendo che di Yahweh non sappiamo neppure in che lingua sia stato pronunciato, è giusto o non è giusto? È talmente evidente, talmente evidente. Vabbè, è troppo evidente. Per questo non bisogna fare la lettura da ignoranti, perché si arriva alla settima fetta. Allora, porzione di Yahweh è il suo popolo, Giacobbe. Giacobbe e i suoi discendenti. Tra l'altro, attenzione, Giacobbe è figlio di Isacco, che è figlio di Abramo. Quindi porzione di Yahweh non è Abramo o Isacco, ma è da Giacobbe in giù. Non Abramo. Comunque, sarebbero altre considerazioni. Allora, egli, cioè Yahweh, lo trovò in una terra deserta, nel disordine urlante delle solitudini. Se ne occupò, lo allevò, lo circondò, eccetera. E attenzione, Yahweh, qui c'è scritto il Signore, da solo lo guidò. Possiamo leggere su quell'altra Bibbia, il versetto 12? Sì. Il Signore da solo lo ha condotto, e nessun Dio straniero era con lui. Ok, grazie. Nessun, e in ebraico c'è scritto, nessun Elohim straniero era con lui. Allora io mi chiedo, ma se questo è il Dio unico, come faceva a esserci un Dio straniero con lui? Come faceva? E invece per gli autori ebraici era normalissimo. Lui dice che, dicono che quando questo qui divideva le nazioni e le assegnava, lo ha fatto dopo aver contato i suoi, e in quell'assegnazione a lui è toccato quel pezzo, e lui quel pezzo se l'è gestito da solo senza farsi aiutare da altri. Sto leggendo le Bibbie allegate a Famiglia Cristiana, non le mie traduzioni, Sto facendo la lettura da ignorante delle Bibbie che tutti avete in casa, la lettura da ignorante. Allora, che Bibbia è quella lì? Non lo so, comunque la traduzione è scaricata da dall'App Store. Una Bibbia, esattamente, fantastico. Allora, qui siamo di fronte ad uno dei misteri che ovviamente richiede delle interpretazioni, qualora si volesse pensare che questo è uno solo. Perché viene da dire, ma Dio conta se stesso. Dio, conta se stesso. Divide e assegna le nazioni a non so chi. E in quell'assegnazione lui se ne piglia solo una parte. E dice, delle altre parti non mi interessano.
Allora, se l'unica parte di cui Dio, dopo aver contato se stesso, si assegna e decide di interessarsi, che sono i discendenti di Giacobbe, allora tutti noi, adesso non so se qui c'è qualche discendente di Giacobbe, se c'è, sta con lui, ma tutti noi abbiamo il diritto di dirgli: benissimo, non ci hai scelti, tu fatti la tua vita, noi ci facciamo la nostra. Hai deciso tu di non occuparti di noi, non noi. Ok? E questo già sarebbe, come dire, un bel mistero, nel senso il mistero insondabile della mente di Dio, che si occupa di definire i confini, le nazioni, dei popoli, le nazioni, di assegnarle non si sa a chi, e dice: io però mi occupo solo di questi, degli altri non me ne frega nulla. Questo dice la Bibbia che avete in casa. E fin qui, ripeto, saremo nell'ambito del mistero della mente insondabile di Dio. Ma c'è un altro fatto che rende drammatica questa cosa. Tutta la Bibbia che avete in casa è il racconto di come questo qui, con i suoi, massacra centinaia di migliaia di persone per prendergli i territori nei quali lui vuole mettere i suoi. E quindi dobbiamo prendere atto del fatto che questo qui, alla sera, non si ricorda che lui stesso al mattino aveva messo quella gente lì. E quando lui decide che quei territori gli interessano, invece di autoassegnarseli, essendo Dio, con chi doveva discutere? Con nessuno, no. Invece di autoassegnarseli, dice ai suoi: adesso andiamo là, li ammazziamo tutti e quel territorio ce lo prendiamo noi. Siamo nell'ambito della follia pura. Cioè, se è così, e guardate, lo dico senza tema di blasfemia, perché non è Dio, questo è un deviato mentale. Cioè, se uno solo è un malato di mente. Ma non è uno. C'è un capo, un gruppo, uno di quel gruppo. Questo ci dice chiaramente la Bibbia. Tutto il resto è invenzione teologica. Su questo non ci sono dubbi. Oppure questo è un malato di mente. Ma non solo lui. Lui poi, nel corso della Bibbia, nel corso delle vicende narrate nella Bibbia, dice costantemente: io sono l'Elohim di Israele, e lo dice sempre, si qualifica sempre così, io non, io sono Dio, io sono l'Elohim di quelli lì, e io sono un Elohim geloso. E dice ai suoi: se voi mi tradite con gli altri Elohim che non esistono, io vi ammazzo. E lo fa regolarmente. Ne ha uccisi 40.000 che lo tradivano con altri Elohim. Questo è scritto nelle Bibbie che avete in casa. Basta leggerle da ignoranti. Basta leggerle da ignoranti, cioè leggerle senza riflettere molto. È tutto scritto. Allora lui sarebbe, oltretutto, affetto da una patologia, una gelosia nei confronti di rivali che non esistono. E se non lo sa lui che non esistono, chi deve saperlo? Ma folli sarebbero pure i suoi seguaci. E se io appartenessi al popolo ebraico, io mi incazzerei come una bestia se sentissi dire che i miei antenati erano così stupidi. Stupidi perché? Perché non avrebbero conosciuto, sperimentandone quotidianamente, l'efficacia della storia. Avrebbero conosciuto il vero Dio, quello unico, l'onnipotente, l'onnisciente, il trascendente, lo spirituale, il creatore.